Radio Forcella, buona serata a tutti dal vostro Gianfranco. E cominciamo il nostro giornale parlando dell'inchiesta tra mafia e appalti, la cosiddetta informativa Caronte, se vi ricordate bene. La stessa informativa Caronte che aveva denunciato anche Carbone tempo fa. Inchiesta mafia e appalti, quella bomba che allora non doveva scoppiare. Ed ecco l'articolo. Ieri abbiamo pubblicato ampi stralci di un lungo intervento firmato da Attilio Bolzoni e pubblicato su Il Domani di Carlo De Benedetti, tutto teso a demolire la pista mafia appalti sulla quale stavano indagando Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, prima di essere trucidati, pista che ora dopo ben 30 anni dalla locambolesca e velocissima archiviazione riprende vigore oggi perché la procura di Caltanissetta ha aperto il fascicolo qualche settimana fa e ha già iniziato a interrogare i primi testi. Le facevano solo la polizia giudiziaria e non i magistrati. Falcone aveva creato il ROS, reparto operativo speciale dei carabinieri, e aveva dato incarico di fare la mappatura a mafia a parte. Gli appalti in Italia sono il sistema più remunerativo di logge e cosce, perché in pratica fanno uscire qualsiasi cifra da parte dello Stato o qualsiasi fondo e quant'altro, dove non c'è alcun controllo. Quindi tutto quello che fanno uscire dallo Stato non c'è alcun controllo e se lo dividono e spartiscono tutte. E noi abbiamo la mappatura completa di chi sono i commercialisti che si occupano di questo, di gestire da parte, di dare da parte a un'associazione dove ci sono là tutte amici, parenti, conoscenti, presta il nome, di sedrigno, amante, di politici, magistrati, questori, prefetti, generale e quant'altro, tutto denunciato, quindi da parte si gestiscono tutte. Quando all'epoca aveva... Si è bloccato? Dicevi quando all'epoca... Dicevi qua. All'epoca quando Falcone ha dato incarico per fare la mappatura a mafia a parte, e la polizia giudiziaria, quindi quel caso c'era amore, de donne e compagnia bella, facevano indagini in autonomia. Sì. Poi nell'89 hanno cambiato il codice di procedura penale, quindi quelle indagini le dovevano gestire magistrati. In quel caso gestire quell'indagine era Roberto Scarpinato, ovvero colui che in questi 30 anni è stato sponsorizzato dai media del regime, dai professionisti dell'antimafia, come uno dei più grandi antimafiosi in Italia. Roberto Scarpinato mi ha sabotato personalmente delle denunce a me personale per quanto riguarda i progetti legalità e le truffe ai fondi antimafia e per creare voto di scambio politico mafioso. Quindi che fa all'epoca Scarpinato? Lui riceve le indagini, poi nel frattempo Falcone va al ministero, Borsellino va a Trapani. A un certo punto Borsellino richiede le indagini mafia a parte lui, ovvero l'informativa Caronte. Nel frattempo Falcone salta in aria il 23 maggio del 1992, nel mese di luglio Borsellino riceve l'incarico dell'informativa Caronte, ovvero le indagini mafia a parte, giorno 19 di luglio salta in aria. Saltenare 19 di luglio, il 21 di luglio Roberto Scarpinato fa richiesta di archiviazione di quella procedura, ormai per quale Borsellino non c'erano più, e il 14 agosto 92, in un periodo dove dal 1 di agosto a metà settembre in procura, in tribunale non lavora nessuno, l'unico che è di turno è pubblico ministero di turno e non si trova neanche in procura, il 14 agosto 1992 vengono insabbiate, archiviate per sempre le indagini dell'informativa Caronte. Avete capito? E praticamente questo Scarpinato decise di archiviare le indagini sulla normativa Caronte tra Stato e mafia perché non volevano che questa cosa si sapesse. Quindi
Da 30 anni tutto questo è rimasto insabbiato, nascosto davanti ai mass media pure. E sembra che qualcuno finalmente abbia deciso di tirare fuori questa cosa e forse sia la volta buona, ragazzi, perché la verità deve uscire fuori e tutti devono sapere quello che hanno fatto la mafia e lo Stato insieme circa 30 anni fa, quando fecero fuori i poveri giudici Falcone e Borsellino. Oggi vi vogliamo proporre alcuni stralci di un'inchiesta scritta di più di 4 anni fa. Uscì il 3 maggio del 2018 da un valoroso giornalista d'inchiesta, Damiano Aliprandi, scusate, per il dubbio offre sul caso Mafia e Appalti, l'informativa Caronte, naturalmente. Una visione diametricamente opposta è quella presentata da Bolzoni. Ecco i personaggi salienti. Non esiste alcuna sentenza che collega le morti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con la presunta trattativa Stato e mafia. Mentre in alcune sentenze emerge un movente ben chiaro, l'indagine Mafia Appalti, una di queste verità, è scritta nella sentenza della Corte d'Assisi di Catania. Dal 22 aprile del 2006, in cui si afferma a proposito del movente per la strage di Via D'Amelio, la possibilità che il dottor Borsellino venisse ad assumere la direzione nazionale antimafia, soprattutto la pericolosità delle indagini che avrebbe potuto portare a svolgere in materia di mafia e appalti. Punto. Continua la ricostruzione storica di Aliprandi. C'è più che una sentenza della Corte d'Assise di Caltanissetta relativa al processo Borsellino Ter, in cui viene riportata la testimonianza di Angelo Sino, il quale disse che la mafia era preoccupata circa l'interesse di Falcone e Borsellino per indagini mafia e appalti. In quella sentenza è scritto, tra l'altro, appare esatto ritenere che se le indagini condotte dai Ross in materia di mafia e appalti non avessero avuto all'epoca uno sviluppo tale da rappresentare un pericolo immediato per gli interessi strategici di Cosa Nostra. Tuttavia, l'interesse mostrato anche pubblicamente da Borsellino per quel settore di indagini, unitamente all'incarico che ricopriva nell'ufficio titolare delle indagini ed ancora più prospettiva all'incarico alla Procura Nazionale Antimafia, per quale venne autorevolmente proposta la sua candidatura anche pubblicamente, costituivano un complesso di circostanze che facevano apparire a Cosa Nostra quando mai l'opportuna la realizzazione dell'attentato quel magistrato subito dopo quello di Capaci. Mentre oggi nel suo intervento Bolzoni minimizza la portata del dossier Mafia Appalti, l'informativa Caronte, e quindi l'inchiesta portata avanti da Falcone e Borsellino, riducendola ad una spartizione tutta e solo siciliana, di piccoli appalti che strade, viadotti e diche fra imprese mafiose e aziende del nord. Aliprandi, nel suo reportage nel 2018, spiega con chiarezza il gigantesco valore sia del dossier che nell'inchiesta, non solo di chiave nazionale ma anche internazionale, per svelare le intricate vie dei riciclaggi. Scriveva sul dubbio l'inchiesta Mafia Appalti era potenzialmente una bomba fortissima, visto che scoperchiava i legami tra mafia e politici di rilievo nazionale e società
appaltatrici in mano a persone vicine ad alcuni magistrati, è precisa un'indagine ben oltre i confini siciliani, ma in tutta Italia e anche all'estero, visto le indagini di Falcone e Borsellino sui riciclaggi internazionali e contatti con magistrato svizzero Carla Del Ponte. Tanto che nel 1989 si verificò l'attentato addirittura in cui contorni non sono mai stati del tutto chiariti. Presso la residenza dove Falcone si stava incontrando con la De Ponte, prosegue Aliprandi, sembra ragionevole pensare che Falcone e Borsellino siano stati uccisi per il loro interesse al rapporto dei Ross sui grandi appalti, ma l'inchiesta venne archiviata dalla Procura di Palermo appena qualche giorno dopo la morte di Borsellino. La inchiesta di archiviazione esattamente il 13 luglio, quando Borsellino era ancora in vita ed andava avanti con le indagini, fu avanzata dagli allora sostituto Guido Loforte e Roberto Scarpinato, quello che è stato menzionato da Carbone, filmata dalla procura Pietro Gianmarco. 3 giorni dopo l'uccisione di Paolo Borsellino e l'archiviata definitiva il 14 agosto dal GIP di Palermo, Sergio Lacomare. Naturalmente, 2 anni fa, il 15 agosto del 2020, quando Carbone cercò di fare la manifestazione a raccordo anulare, appunto per tirare alla risalta le nefandezze che fece Scarpinato quando archiviò tutte le indagini dell'informativa Caronte, dove stava svolgendo, oramai purtroppo ucciso, il povero magistrato Paolo Borsellino. La Digos, capitanata da Massapasqua, gli tese un agguato mentre cercava di uccidere Francesco Carbone, mentre cercava a tutti i modi di far salire a galla tutta la verità riguardante questi criminali che dall'89 stanno governando l'Italia. Carbone riuscì ad evitare l'agguato, però purtroppo fu stato ferito da parte delle forze dell'ordine e portato via dalla polizia, e poi subito dopo fu stato liberato con delle ferite molto gravi che lui subì da parte di Mastrapasqua. E sempre di magistratura, parliamo del magistrato Paolo Ferraro, che è morto il 16 gennaio del 2022. Un video che giustamente gira su Telegram fa vedere la dannata che fa capire molte di come sia questo paese. Ci racconta delle sue indagini su logge massoniche sataniste che lo portarono ad essere colpito da un provvedimento di TSO. PS, il video molto interessante. Naturalmente potete sentire l'audio. Che c'avevo tutta una serie di attività svolte, estratti, ripuliti, sentiti, mail, SMS, documenti che non erano stati mai valutati da nessuno, che ero portatore di un sapere rispetto a quei fatti e che quindi, vista la situazione, anche per tutelare me e anche tutto sommato, per dare la possibilità che questa storia riuscisse fuori, andavo a dirlo al giudice funzionalmente competente, che Perugia per i giudici di ora. No, guardate un po', dopo 12 ore, e vi dico solo il nesso cronologico, sono stato sottoposto a una proposta di TSO eseguita in forma illegittima di blitz completamente illegale. E allora lì, bingo, lì è scattata la lampadina. Che sta succedendo? Che cosa ho toccato? Che cosa può esserci dietro? Perché se fosse un gruppo di zozzoni, no? O fosse Rignano Flaminio solo la testimonianza di un altro gruppo di zozzoni, le forze in campo non si muoverebbero con questa violenza.
non schiaccerebbero le mamme che tutelano i bambini, non si avrebbero reazioni di questa portata. C'è qualcos'altro, c'è qualcos'altro, c'è qualcos'altro, c'è qualcos'altro. C'è qualcos'altro? Ma qua c'è qualcos'altro, ma anche molto brutto, molto grosso. In poche parole, il qualcos'altro molto grosso è la massoneria che purtroppo sta governando questo paese in questo momento e che stanno distruggendo man mano tutte le nostre ricchezze, le nostre industrie, l'economia e la vita della gente. Perciò purtroppo il popolo le hanno permesso a questi criminali di fare tutto quello che vogliono, perché il popolo preferiscono più obbedire ai loro ordini e fare tutto quello che dicono i massoni, punto. Naturalmente il video, che dura 11 minuti e 22 secondi, lo troverete nel canale Telegram Radio Forcelle e anche in tutti i gruppi di Telegram. E ora parliamo del nostro grande supereroe Gold Greg, dove lui parla del massone dragone, dove ordina alle meduse di andare a votare. Avete capito? Il dragone, anche se non ci sta più, ordina lo stesso alle meduse di andare a votare. Incredibile. Sentiamo quello che dice il nostro supereroe Gold Greg. Radio Greg, on the road, come al solito, giornata calda, 31 gradi. Cosa volete di più? Cosa cazzo volete di più? Allora non avete proprio capito niente. Non lo dico a quelli che mi seguono in maniera assidua, ma c'è anche gente che mi segue e non ha capito un cazzo. Draghi, il vostro amico dragone retilone, che se n'è in teoria andata a casa, ma in realtà è sempre lì. Dovete... Purtroppo è a rompere i marron glacé. Pensare che lui è caduto, si è dimesso, ma è sempre lì, comanda sempre lui. Ha detto una cosa molto chiara: andate a votare, andate a votare. Sì, come no, andiamo subito a votare, certo che andiamo subito a votare. Non ci arrivate. Se un cazzo di criminale, dragone, rettilone che è arrivato lì senza essere votato da nessuno, okay? Esatto. Ha fatto quei disastri volontariamente, messo lì dal capo dello Stato, non eletto nessuno, vi dice andate a votare. Non ci arrivate. Cosa cazzo vuol dire? Se un criminale vi dice andate a fare la spesa tra le 6 e le 8, andate, meglio tutta la famiglia vada a fare la spesa tra le 6 e le 8, lasciate la vostra casa, come no? Evidentemente tra le 6 e le 8 vuole svaligiarvi la casa, no? Quindi sì. Se il dragone vi dice di andare a votare è perché hanno paura dell'astensionismo? No! È perché sono democratici? No! È perché sono dei benefattori? No! No, ma veramente, io come cazzo... Ma uno dovrebbe sentire il dragone che dice A e fare Z, è automatico. Cioè, ma veramente, voi ascoltate i suggerimenti dei criminali? Ma quale cazzo è il vostro... Io sinceramente non ascolto nessuno, e tu lo sai molto bene, mi dico Gold Greg, come sono fatto io. Cosa mi dici? Ah no, ma me lo dice Montanari, ma me lo dice Toscano, ma me lo dice la Cunia. Ah sì, sono gli stessi che dicono la stessa cosa del dragone? Cioè, sono tutti d'accordo? E poi vanno sullo stesso tavolo? Salvino Salvini, Gino Letta, la nana di la nana coatta, qualche altro rappresentante in giro, sono tutti a bersi la Coca-Cola
sotto lo stesso ombrellone? E il dragone vi dice andate a votare? Ma capite che ovviamente si vogliono sentire legittimati. Bravo. Vogliono che le persone dicano sì, le elezioni sono fatte perché voi possiate andare a governare legittimamente. Quello è il problema. E poi ci sei il trollino che dice e se non c'è votare vai a vincere il PD. Ma va gagar che è meglio trollino messo lì dal sistema solo per rompere i marron glacé alla gente. Cioè con il diritto democratico. Dove sto diritto democratico, Goldgreg? Lo sai benissimo che in Italia il diritto democratico non c'è proprio, quindi è tutta una finta, tutto un piano solo perché loro con le finte elezioni vogliono essere legittimati e quindi portare avanti questo golpe politico iniziato da lontano 1989. Bisogna andare a votare, perché sennò come fai a sconfiggere i criminali? Dunque, i criminali si può sconfiggere benissimamente andando a presidiare le procure, chiedendo al magistrato l'applicazione della legge, l'applicazione della Costituzione e l'arresto di questi criminali, punto. O se no lo arrestiamo noi al magistrato e poi andiamo ad arrestare anche i criminali che stanno governando. Cioè praticamente vuoi andare a fare una battaglia con le armi, no? Con i carri armati, con gli aerei. E tu hai una 500 d'epoca e una Fionda? Interessante. Bravo. Cioè vuoi metterti sul loro stesso livello? Siete già morti. Purtroppo. Ve lo dico io. Quando accettate, ve lo dico io per sempre, mettetevela in testa. Quando accettate una sfida, il luogo sceglietelo sempre voi. Perché c'è il luogo e c'è le armi, ci sono le armi. Ma le armi non contano un cazzo. Appunto. Se il luogo che scegliete è vostro amico. Lo dice sempre la nostra carissima amica la Balestrieri. Lo insegna la storia. Le più grandi guerre sono state vinte grazie non alle armi, ma al luogo, all'ambiente. Se voi andate a votare a queste elezioni, giocate nel loro luogo, nel loro ambiente. Bravo, hai detto bene Goldgreg, hai detto veramente bene, sante parole, grande uomo Goldgreg, hai detto benissimo, è la verità. Ecco perché bisogna pretendere le pulizie, non andare a votare, le pulizie. Bisogna fare, dobbiamo fare quello che Carbone non è riuscito a farlo e lo dobbiamo farlo noi, punto. Perché noi siamo il popolo, e il popolo è sovrano, è il popolo che deve decidere chi deve andare, chi deve rappresentare, ma soprattutto bisogna prima fare le pulizie e resettare questo paese da cima a fondo, mandare tutto il sistema masso mafioso in galera e poi dopo, quando l'Italia e le istituzioni saranno ripulite, allora si può scegliere tra un cittadino, colui che rappresenterà il futuro presidente della Repubblica. Punto. E non la Repubblica delle banane, ma una Repubblica vera e sana, senza mafia e senza la massoneria. Non si va mai a giocare o a combattere in un luogo non amico, che non conoscete, perché bravo, siete più forti, ma uscite con le ossa rotte. Esatto. Chi è padrone dell'ambiente, del luogo, del gioco, vince. Indipendentemente dalle armi che ci sono o delle situazioni che ci sono. Il luogo è la prima cosa.
Quindi se voi scegliete di andare a votare anche i partiti antisistema, ma dentro il sistema, bravo, siete degli idioti, delle cazzo di meduse inferiori. Esatto, brava, lo dico pure io, perché i partitini piccoli come Italexit, 3V, Vita, R2020 e che più ne ha più ne metta, fanno parte del sistema, sono stati messi lì solo per confondere l'idea e per prendere in giro anche i finti risvegliati, che purtroppo fino adesso ci stanno riuscendo. Incominciate a pensare di boicottare il sistema. Cade il sistema e si va a giocare, a votare o a combattere su un altro campo. Bravo. Vediamo un attimino chi è più forte. Conta l'ambiente, conta la situazione, conta il luogo. Non contano le armi, ricordatevelo. Bravo, esatto, bravo Gold Greg, infatti le armi non servono a nulla, me lo disse pure la Balestrieri pure, quindi, allora cari finti risvegliati, voglio vedere voi che cosa siete capaci di fare, punto, se usare l'astuzia, oppure fare il greggino come hanno fatto i gassosati, e cadere anche voi nella trappola come sono caduti i gassosati, spetta a voi. Siamo i migliori, puro sangue, sì, ragazzi, è veramente vero. Solo quei pochi guerrieri hanno resistito in 2 anni, hanno superato tutte le prove e poi purtroppo, ahimè, alcuni hanno ceduto addirittura a farsi gli stuzzicadenti dei giochi preziosi. Anche qualche amico mio se l'è fatta pure. Mentre invece io no, in 2 anni non mi sono fatto né gassosa né stuzzicadenti e nel nulla, punto. Perciò ho resistito, sono uno dei pochi che veramente ho resistito, e perciò, anzi, gloria ai veri risvegliati che veramente hanno avuto la sfera a resistere fino all'ultimo. Hanno ancora il sangue puro, tutti quelli che come me, nonostante questi 2 anni e ormai 3 anni, hanno resistito e sono ancora integri. Non siete degli eroi, siete dei supereroi, siamo dei supereroi, perché tutto ci dava contro, da quando uscivano sul balcone e dicevano andrà tutto bene, a quando dicevano che se noi non faremo alcune cose saremo il male di questo mondo. Ebbene, avendo resistito, ormai non ne parla quasi più nessuno, ma avendo resistito per 3 anni, nonostante noi avessimo contro tutto e tutto, 2 anni dal 9 marzo del 2020, caro Antonio. Tutti i media e tutte queste cose qua, noi siamo ancora qui. Io personalmente sono ancora qui, dopo 3 anni mi sento benissimo, sto benissimo, non ho avuto assolutamente niente, e quindi la mia domanda è, ora, un caso non può far certo il numero, come diceva Totò, no? La somma non fa il totale. Bravo. Però devo dire che Tra tutti i miei parenti, le uniche persone che hanno avuto dei problemi sono quelle altre, non quelli che hanno fatto la mia scelta, hanno avuto dei problemi. Tutti quelli che hanno seguito la mia scelta e la scelta di quelli come me, ragazzi, sono stati tutti, stanno tutti bene. Questo è un dato di fatto oggettivo che ho. Ho invece conosciuto persone che purtroppo non ci sono più, anche giovani di 50 anni e non ci sono più. Questo mi dispiace. Alla lontana, gente che ho conosciuto e che ho saputo che poi se ne sono andati all'improvviso. Quindi dire che noi siamo stati coraggiosi sarebbe veramente poco, perché avevamo tutti contro. Io sono orgoglioso di avere ancora il sangue puro, così come mi ha fatto mia madre. E infatti anche mia mamma mi ha fatto con un ottimo sangue puro, anche se sono ribelle, però ne sono veramente orgoglioso. E su questo devo ringraziare anche quei pochi amici che mi stanno vicini pure, cominciando dalla Balestrieri, dalla Giordano pure, dalla Anton, e quei poche persone che veramente mi stanno vicini, compresa anche la mia famiglia pure, che anche loro hanno resistito, e a tutti voi grazie di cuore che mi state vicino e che mi state dando molto sostegno. Ero
effettivamente che questa sia stata l'ultima stagione, perché ora vedremo cosa succederà quest'inverno, ma sicuramente sono convinto che comunque vada non potranno più fare la stessa strategia degli ultimi anni. Infatti. Perché ormai la gente, anche i più beoti, hanno preso la consapevolezza che non è tutto oro colato quello che gli viene detto in televisione. Esatto, infatti anche i gassosati dopo 2 anni hanno capito che sono stati presi in giro da questi criminali e soprattutto hanno capito che veramente si sono rovinati le loro vite con le loro stesse mani. Però purtroppo, ahimè, loro hanno paura di reagire perché nella loro testa si credono di perdere tutto, ma purtroppo lo perderanno lo stesso. Si incominciano a fare domande, non do nessuna certezza, l'unica certezza è che io sto bene e sono orgoglioso di avere il sangue esattamente come l'avevo 3 anni fa. Esatto, bravo. Questa è una nota di coraggio, spero che siamo stati in tanti, perché più saremo stati e più sarò orgoglioso di far parte di tanta gente coraggiosa, coraggiosa che porta avanti le proprie idee senza farsi mettere i piedi in testa da altre persone, perché tu hai diritto di vivere la tua vita legalmente senza disturbare nessuno, ma nessuno ti può dire che tu devi fare una cosa. Bravo. Nessuno te lo può dire, assolutamente nessuno te lo può dire. Ora ci sono tanti partitini che puntano anche su questo, voglio proprio vedere. Oggi Draghi ha consigliato di andare a votare, se foste gente veramente. Mo poco fa l'ha detto pure il nostro caro Gold Greg. Mo poco fa l'ho fatto sentire. Come mi auguro che siete, che avete sempre pensato con la vostra testa, fatevi due domande: perché Draghi ha consigliato a tutti di andare a votare stasera? Oggi l'ha detto proprio, applauso, è della prima notizia che hanno riportato i giornali. Forse perché appunto a loro gli interessa la legittimazione del voto. Quindi. Esatto, è il proseguo del golpe politico giudiziario che dall'89, anzi anche prima dell'89, tuttora in corso, sta portando avanti il loro piano di distruzione. Quindi loro con la loro finta elezioni vogliono la legittimazione del popolo, e in modo che poi il popolo, quando cadranno nella trappola andando a votare, e Danno, ve l'ho detto, destra, sinistra, non esiste in Italia, esiste solo un partito unico, punto. Perciò, purtroppo, ahimè, è l'unico partito che esiste, il PD, che comanda tutto, comanda anche la destra, perciò è inutile che andate a dire quello e quest'altro. La destra non esiste, da anni, ragazzi, non esiste più, l'hanno abolita, tolta di mezzo subito, perciò con la finta Lega, con la finta Fratelli d'Italia, e quindi sono tutti dalla stessa pasta, ragazzi, solamente in televisione fanno finta di litigare, la sera invece stanno tutti quanti insieme a sta mangiare una bella pizza alla vostra salute e ridendo contro di voi, dicendo guarda come li abbiamo presi in giro a questi popolli. Perciò tutto è quello che ci avevano detto, che non votare aiuta il sistema, aiuta il PD e così via, sono stati smentiti letteralmente oggi. Un abbraccio, ragazzi, a tutti quelli, esatto, che come me sono ancora. Esatto, chi dice se non vuoi votare vinci il PD. Tutte stupidaggini, ragazzi. Ma quello PD già sta al potere. Per togliere il potere al PD bisogna fare, come ho detto io, l'applicazione della legge, della Costituzione, andare davanti alle procure, costringendo al magistrato di fare il suo dovere e di avviare le pulizie, arrestare tutti questi criminali, il PD, la massomafia, la massoneria, tutto, punto. Ora a quota zero e ancora hanno il sangue della propria mamma, che penso che nessun anticorpo, non voglio fare demagogia, ma penso veramente che nessun anticorpo possa essere forte come quello che ti ha dato tua madre
che è la soluzione di tantissime genitori avi e proavi che hanno migliorato la tua qualità, hanno migliorato perché con l'evoluzione siamo sempre andati migliorando. Quindi io non credo nella bacchetta magica e in qualcosa di esterno che mi fa star meglio. Quello Bravo. Che mi fa star meglio è il sangue di mia madre. E se non dovesse essere così, io mi rimetto al volere del destino. Tanto tutti moriamo, non è che hanno inventato... È logico, bravo, infatti. Quindi se io devo morire, voglio morire sano come mi ha fatto mia madre. Esatto. Non vorrei mai che mi succeda. Compreso pure me, naturalmente, tanto... per qualcosa, per qualche complicanza strana. Questo... è il mio appello e il mio bacio a tutti quelli che hanno resistito come me per 3 anni. Ora vedo che tanti si dividono sulle politiche, però il mio focus deve ricordare che tutti quelli che l'hanno pensato in questi ultimi 3 anni come me, ovvero di rimanere puro sangue, continuiamo così e non cerchiamo di farci distrarre da guerre, da elezioni e da tante cose che ci vogliono far dimenticare quello che abbiamo passato in questi anni. Esatto. Io non lo dimentico assolutamente. E ripeto, sono orgoglioso di avere ancora il sangue di mia madre. Un bacio anche a lei, ovunque sia. Bravo il nostro... Infatti devo ringraziare anche mia mamma che mi ha trasmesso tutti i valori, tutta la sua sapienza, la sua saggezza e tutta la sua forza. Altrimenti, ragazzi, oggi non sarei qui a parlarvi. Chissà dove stavo, o stavo dall'altra parte pure io, oppure chi lo sa, non oso pensarci. Comunque, anzi, io dico una cosa ai veri risvegliati, di non mollare e di resistere fino alla fine. Dobbiamo tenere duri fino alla fine, ragazzi, e soprattutto chi vuole rimanere in Italia deve fare come ho detto io, presidiare le procure, costringere il magistrato ad attuare la legge, arrestare i criminali e porre fine a questo golpe politico giudiziario che dall'89 sta distruggendo questo paese. Dobbiamo riuscirci noi, dobbiamo dimostrare a Carbone che noi siamo ancora più meglio di lui. Quindi ai cari risvegliati veri, chi ha la forza deve fare come dico io, di unirci e di fare le pulizie, perché altrimenti dopo, se non ci uniamo e non facciamo capire a questi bacucchi dei finti risvegliati che la soluzione non è andare a votare, bensì pretendere le pulizie istituzionali, quello di mandare in galera i criminali, resettare l'Italia e le istituzioni e farlo da capo, risanandolo e rinascendo la nuova vita senza mafia e senza massoneria, allora sì che abbiamo salvato questo paese e soprattutto allora sì che finalmente l'avremmo di nuovo messo in carreggiata. Ma andando a votare con il sistema masso-mafioso in corso non è una soluzione buona, perché loro truccano tutto e alla fine fanno vincere il sistema. Anche con i piccoli partitini sono stati creati solamente per prendere in giro voi, come è successo 4 anni fa con le 5 Stelle, e lo stanno riproponendo pure adesso, ok? E benissimo amici, anche questo TG finisce qui, e prima di salutarvi vi ricordo a tutti di iscrivervi gratuitamente al canale Rumble Porcella, dove troverete tutti i video di Radio Porcella. Naturalmente iscrivetevi anche al canale YouTube. E per gli amici di Facebook c'è la pagina Radio Porcella. E per gli amici stretti, chi vuol far parte del canale Telegram Radio Porcella, mi contattate in privato, io vi mando il link in privato e subito vi trovate iscritti al canale di Telegram Radio Porcella. Da Gianfranco è tutto, vi auguro a tutti una buona serata e alla prossima con le notizie di Radio Porcella. Ciao a tutti da Gianfranco. Ciao!